Il mammut è questa specie di enorme struttura che hanno costruito una decina d'anni fa la regione per diciamo, intervenire urbanisticamente su un quartiere senza infrastrutture, senza negozi. Gli abitanti del quartiere chiamavano questa struttura a colonne, che non capivano cosa fosse, o mammut, perché era una specie di pachiderma, e noi ci siamo appropriati di questo nome, mammut, per rilanciare questo spazio, per far sì che gli abitanti del quartiere si riappropriassero di questo pezzo del loro quartiere. Direi che la cifra del mammut, ciò che, il filo comune che congiunge le varie attività del mammut, penso sia la mescolanza di persone di età diversa, di provenienza geografica diversa, di culture diverse. Sì, ma già il nome Smith, Scuola Mammut, Italiano per tutti, nasce da un'idea che ci era venuta facendo i corsi, perché alcune persone del quartiere di Scampia ci sono venute a trovare durante il corso e delle bambine, figlie di una signora del posto, si sono messe a spiegare l'italiano a questi adulti stranieri. Qualcuno ha detto, ah, ci servesse pure a noi, cioè, perché c'è un'esigenza di alfabetizzazione italiana anche per i residenti napoletani del posto. Ci è scattata questa scintilla di riuscire a fare una scuola di italiano ma aperta a tutti, senza creare dei settori, no? Oggi facciamo i migranti e domani i bambini, ma creare uno scambio vero. Noi quando andiamo al dopo scuola facciamo i compiti. Pur essendo molto bravo Johnny, il mammut è un progetto per i bambini che vogliono, ma per i bambini che si picchiano. Beh, ogni giorno, ogni momento, beh, quelli non possono entrare. Eccolo. Ma che coglione, sì. Il centro è territoriale e vuole essere aperto al territorio e agire sul contesto del territorio. Il Mammut ospita attività rivolte sia ai bambini degli elementari, sia agli adolescenti e ai preadolescenti, e dal 2009 offre delle attività per adulti migranti. Ci siamo incrociati, diciamo, con l'associazione Black and White, cioè con Boniani di Castelvolturno, perché molte delle persone che frequentano le rotonde e con le quali siamo entrate in contatto provenivano proprio da quel territorio, da Licola, da Castelvolturno, una quarantina di persone dalla Via Domizia, da Napoli Centro, perché comunque vengono anche delle persone da Napoli Centro, sono in particolare rifugiati, richiedenti asilo, vengono il martedì, il mercoledì e il giovedì la mattina al Mammut per partecipare a diverse attività. Le attività sono 3 volte a settimana, un laboratorio italiano giovedì, il laboratorio di colore e disegno, un laboratorio di informatica. Facciamo un doposcuola in cui i bambini fanno i compiti prevalentemente da soli. 9 e 7, 9 e 7, 73, 60. E chi non ha compiti da fare aiuta gli altri, oppure chi è più bravo in matematica aiuta quello meno bravo in matematica o in italiano e viceversa, insomma. Chi è Mamut? Io mi chiamo Steven Uche Usedume. Adesso una meritori con Mamut in Scampia, Napoli. Una delle nostre domande è stata proprio questa: come non far diventare il mammut un bancomat? Cioè tu vieni, pigli e vai. Se tu vieni il giovedì e non vuoi fare il laboratorio di italiano, puoi restare, venire nella mediateca, prenderti un caffè, vederti poi tutto lo spazio dell'accoglienza con la colazione comune alle 10:30, leggerti un libro o guardare internet, appunto. Si cerca di creare un contesto dove poi si
ci si possa anche sentire un po' più a casa, un po' per quel che è possibile in famiglia. Sì, l'idea è quello di attivare dei processi più che di fornire un servizio. Esatto.